Dottor Borrelli, capo della Protezione Civile, nonché cittadino onorario di Casamicciola, lo diciamo con forza ancora una volta, è qui presente a 2 anni dal sisma. Ecco, è importante ricordare, ma emerso nella serata, anche guardare al futuro con fiducia. Sicuramente siamo qui per ricordare quei tragici momenti, le vittime e coloro i quali ancora soffrono per questo evento sismico. Quello che possiamo dire è, come si diceva prima, che c'è tanta fiducia, perché comunque dopo un anno di inerzia, l'anno scorso abbiamo avuto una norma sulla ricostruzione, è partita la struttura commissariale, abbiamo un commissario molto efficace, molto tempestivo, e io mi auguro che veramente velocemente si possa arrivare alla ricostruzione definitiva di questo territorio. È chiaro che il terremoto è un evento che devastante, che porta del tempo per la ricostruzione, ma noi sappiamo come poter ridurre i tempi della ricostruzione attraverso una gestione efficace ed efficiente. Ecco, si è parlato di una legge sia per in qualche modo unificare la ricostruzione, soprattutto fare in modo, insomma, che ci sia un protocollo, così come per l'emergenza, anche per la ricostruzione. Questo è un passo fondamentale. Questa è la cosa che io ho sempre detto quando mi si domandava, per esempio, della coesistenza della gestione dell'emergenza della Protezione Civile, del commissario per la ricostruzione Errani per il terremoto del centro Italia. Possono benissimo coesistere, bisogna disporre di norme che vengono immaginate, pensate, diramate prima e che garantiscono omogeneità di comportamento da parte dello Stato su tutto il territorio nazionale. Solo così si potrà realizzare tempestivamente bene la ricostruzione del nostro Paese.